nel momento in cui rendi, tra virgolette, una macchina intelligente, quindi la doti di una sensoristica tale da poter gestire l'informazione in tempo reale per quanto riguarda il service, passi da quella che è la manutenzione, diciamo, correttiva, cioè sul guasto, che è quella più tradizionale, a quella preventiva. Il passo successivo ancora è quella predittiva e poi l'ultimo livello, che è quello che il 4.0 ti dovrebbe consentire, è la manutenzione on condition, che vuol dire intervenire soltanto quando vedi che qualcosa sta per accadere.